In realtà il professor Brandalise terrà la parola solo per qualche istante, quel tanto che forse non sarà sufficiente, ma almeno in questo senso andrà speso questo tempo, per situare l'intervento che ascolteremo quest'oggi nel contesto del nostro seminario. Prima si è in qualche modo notato che l'intervento di oggi avrà una caratterizzazione prevalentemente filosofica, ma nello stesso tempo devo dire che ripensando alle puntate precedenti di questo nostro incontro, saggiamente devo dire utilmente, le caratterizzazioni disciplinari sono emerse in una forma particolarmente fluida, più nella forma, per così dire, di un apporto supportato dall'istituzio disciplinare ad un piano di discorso infinitamente più libero che come in qualche modo presidio di parte disciplinare di una qualche porzione di un ideale territorio da spartirsi, secondo logiche da settore in qualche modo. E oltretutto l'incontro di oggi, credo, conoscendo e apprezzando particolarmente chi ce lo proporrà, avrà la possibilità di mettere in evidenza una serie di linee di connessione tra gli interventi che abbiamo udito sino ad oggi, linee che per alcuni versi credo saranno risultate già sufficientemente evidenti. Oggi, con ogni probabilità, credo, l'intervento della collega Malaguti si ambienterà prevalentemente nel contesto dell'opera di Niccolò Cusano. E probabilmente questo nome, a parte quelli di noi che hanno una prevalente consuetudine con studi filosofici, forse potrà comparire tutto al più connotato da qualche striatura amnestica derivante da antiche consuetudini liceali, e quindi probabilmente nella mente fluttueranno un po' come un detrito di naufragi didattici successivi, termini come docta ignoranza, come contrazio, come complicatio explicatio e così via. E probabilmente forse qualche notizia relativa a questo pensatore, che quantomeno nei manuali di filosofia è riconosciuto per la sua importanza, potrà forse anche essere veicolata da una pietas loci padovana, visto che, come sappiamo, biograficamente, come possiamo dire, esistono rapporti significativi tra Niccolò Cusano, il Zabarella e altri personaggi come dell'umanesimo veneto, come Vittorino da Feltre, ad esempio. E ovviamente anche per chi è in qualche modo accademicamente padovano, la consuetudine con la nostra sede di Bressanone ci fa in qualche modo anche ricordare la travagliatissima esperienza di Niccolò Cusano come vescovo principe di quella città. Ma a parte questo, effettivamente, l'incontro di oggi credo che ci porti soprattutto a valorizzare un tratto che è emerso ripetutamente nel corso di questi nostri incontri. E non per il piacere dell'autocitazione, che in genere è, come possiamo dire, ciò che avvia su di una strada infernale, vorrei riprendere rapidamente uno spunto che era stato proposto a ridosso della esposizione dell'amico Bonafin. Quando il nostro, introducendo a proposito di Malestinsky il concetto di somiglianza, aveva in qualche modo suscitato in qualcuno dei presenti una reminiscenza eckartiana, quella in qualche modo relativa a un passo dei sermoni tedeschi in cui appunto si diceva che da parte di Eckhart che una prova della potenza di Dio superiore a quella che Tommaso d'Aquino aveva illustrato attraverso l'immagine dei tantissimi fili d'erba, tutti comunque distanti, differenti uno dall'altro, era data dal fatto che tutti quei fili d'erba, pur differenti l'uno dall'altro, si somigliassero così tanto. Perché faccio riferimento a questo passo eckartiano? Che, beh, in parte, senz'altro, se vogliamo istituire
una sorta di filiera genealogica. Eckhart, indubbiamente, come in un certo senso la mistica renana, che in lui culmina dal punto di vista della acutezza e intensità speculativa, è senz'altro nelle immediate ascendenze di Niccolò d'Accusa, ovviamente. Ma soprattutto perché in realtà tocca una questione che, per ciò che riguarda la nozione di archetipo, può in qualche modo agire come una decisiva forma di filtro epistemologico. In realtà, in Cusano, coerentemente con quanto in qualche modo anima la citazione che adesso ho proposto di Eckhart, esiste il tema degli exemplaria, che credo oggi saranno al centro dell'esposizione di Ilaria, lo metteranno ben in evidenza. Domina essenzialmente la preoccupazione per quello che, con un termine che in qualche modo è più entrato in un lessico filosofico recente, potremmo chiamare la singolarità. In Cusano, in qualche modo, ciò che possiamo connettere con la nozione di archetipo è esattamente l'opposto di una torsione riduzionistica. A ciò che sono gli esemplaria, non si giunge, per così dire, attraverso una riduzione di una pluralità a una identità che la cancelli, ma esattamente si giunge attraverso una via opposta, attraverso l'esaltazione dell'irriducibilità di ciò che è singolare e attraverso soprattutto uno sguardo che non coglie tanto l'ipotetica staticità di una figura inamovibile sul fondo, non una sorta di archetipo inteso come un oggetto in qualche modo disponibile per una contemplazione che poi potrebbe diventare anche la pura e semplice dissezione intellettualistica, ma invece essenzialmente un movimento. La dimensione, in altri termini, dinamica del simbolo è in un certo senso una delle grandi protagoniste della prestazione complessiva dell'esperienza filosofica di Cusano. Le affermazioni che sto facendo possono anche essere, nella modalità con cui avvengono, anche piuttosto temerarie, ma in un certo senso rispondono all'esigenza di sommuovere l'attenzione e in qualche modo di acuirla. Proprio per questo, penso che, lasciando immediatamente la parola a Ilaria Maraguti, si possa in qualche modo dire che l'incontro di oggi non rappresenta una sorta di tiroir filosofico accanto ad altri di carattere letterario, ma in un certo senso ci consente di riconoscere in quello che per tanti versi è un archetipo, potremmo dire, di una immaginazione filosofica che dopo Cusano era e sta destinata ad avere tutta un'altra serie di risorgive. Abbiamo anche, come possiamo dire, un'avvertenza decisiva nel cogliere il senso che forse dobbiamo accordare alla nozione di archetipo, in generale. Non quindi in qualche modo l'archetipo come ciò che si dispone, per così dire, per una sorta di museografico défilé di schemi, ma in qualche modo l'archetipo come una figura radicalmente implicata nella dinamica in cui si coappartengono, presente ed eterno, in qualche modo. Qualcosa che sotto questo profilo ci riporta, e chiudo con questo, a un altro dei tratti che sono ritornati nei nostri convegni, per così dire. Il tema della dotta ignoranza, credo che ci riporti anche, per usare la formula più tagliata in senso lacaniano, a quella necessaria consapevolezza di doverci saper fare con ciò che non si sa, con ciò che in qualche modo non è disposto come oggetto posseduto nello spazio di un sapere, e che invece si lancia in qualche modo nel rischio del presente della nostra esistenza, che è quello in cui effettivamente singoli archetipi agiscono effettivamente. Detto questo, termino di sottrarre tempo al piacere e all'utile di ciò che ascolteremo e cedo senz'altro la parola a Ilaria Malaguti, che ringrazio ovviamente una volta di più.
Grazie, grazie a voi, grazie agli organizzatori, agli amici che sono presenti. Mi permetto solo di salutare in modo specialissimo Chiara e Simone. Scusate, ma grazie Fabio di avermi coinvolto. Allora, è vero, sì, il mio intervento sarà di carattere filosofico. Questo io e Fabio ce l'eravamo detti quando ci siamo incontrati ancora prima. Del periodo pandemico. La domanda che mi ha mosso e che mi muove è una domanda e che mi è sorta subito, non appena Fabio è venuto per propormi questo, di partecipare a questi incontri. È una domanda che ai filosofi fa tremare i polsi e le vene. Parliamo di archetipo, e cioè. Cosa intendiamo quando ci riferiamo alla nozione di archetipo? Ma naturalmente possiamo dare le diverse traduzioni, alcune sono più opportune, altre forse un po' meno. C'è una domanda che forse è ancora più urgente, direi. Come ci rapportiamo all'archetipo? È possibile che nel nostro rapportarci all'archetipo e in che misura il nostro relazionarci nel nostro relazionarci all'archetipo ne vada di ciò che noi siamo? Perché questo è il punto. Questo è il punto che interessa il filosofo, ma anche io sono piuttosto convinta che i confini disciplinari debbano necessariamente essere, per il rispetto che dobbiamo al pensiero e a noi stessi, debbano essere fluidi. Ecco, la mia domanda, la mia urgenza è questo: nel nostro relazionarci all'archetipo ne va di ciò che noi siamo? E per tentare, naturalmente non è possibile dare una risposta su questo, ma per tentare di articolare questo, allora ho pensato un po' di proporvi un percorso che tocca alcuni temi della filosofia neoplatonica. In particolare, già il professor Brandalise lo diceva, un particolare riferimento al pensiero di Niccolò Cusano, che seppure è vero, è un filosofo del 400, in realtà è di una straordinaria attualità. Prima, naturalmente, poiché faccio riferimento alla filosofia neoplatonica, e scusate, una piccola premessa. Poi Fabio mi diceva che ci sarà spazio per il dialogo, le domande. Naturalmente mi potete interrompere in qualsiasi momento, sia se c'è qualche richiesta di chiarimento, sia se c'è qualche obiezione che pure deve essere mossa. Allora, e poiché, come stavo dicendo, il mio percorso tocca alcuni aspetti del pensiero neoplatonico, prima non posso che fare un brevissimo cenno a Platone, perché l'archetipo c'è in Platone, c'è come. Gli archetipi perfetti, immutabili, imperituri in Platone sono le idee. In quanto l'intelletto intende questi originari archetipi, ne partecipa e ne condivide la natura. C'è in Platone già, in modo estremamente problematico, una sorta di necessaria coerenza. Oso dire che c'è una sorta di omogeneità qualitativa tra l'intendere e l'inteso. E naturalmente potresti chiedermi, ma questo dove, per esempio? Beh, questo già sono molti passi dell'opera platonica, ma io mi limito a citare il passo forse più letto, forse più noto, però è uno dei più anche lirici, che è l'allegoria della caverna. Perché se ci pensiamo, tutta la narrazione dell'allegoria è tra due poli, li chiamo così, poli narrativi straordinari. L'avvio, quando la voce narrante dice, beh, paragona questo che ora ti racconto alla emitera physis, cioè alla nostra natura. E questo è l'avvio dell'allegoria. E poi l'altro polo che
come dire, costituisce l'elemento decisivo, il punto culminante dell'allegoria, quando il prigioniero finalmente liberato dopo quel percorso faticoso, ma allo stesso tempo entusiasmante, di risalita fuori dalla caverna, di contemplazione del mondo ideale che è fuori dalla caverna, fa la grande scoperta, e la grande scoperta è apparentemente quella che esiste un mondo fuori dalla caverna. Sì, certo, quella è anche una grande scoperta, ma ve n'è un'altra che è ancora più radicale, ed è l'idea che l'occhio, il nostro occhio, l'occhio della emitera physis, è elioides, cioè il nostro occhio ha la medesima natura, come vogliamo tradurre, eidos, è uno dei termini più complessi da tradurre, forma, natura, del sole, questo è. Ed essendo il sole l'idea, l'archetipo del bene, voilà, questo Platone sta dicendo, c'è una coerenza, una omogeneità tra l'intendere e l'inteso. Una piccola... Piccolo, breve, brevissimo riferimento alle idee platoniche che sappiamo molto bene. Platone li indica come mallon onta. Mallon onta vuol dire maggiormente enti. Gli archetipi sono i maggiormente enti. Ed è ovvio che se noi ci riferissimo agli archetipi come a delle rappresentazioni delle cose, riduciamo l'intero. L'idea che per Platone è essenzialmente ente, ontos on, dice il testo greco, nella sua stessa essenza è manifesta, è ales, alefes, è manifesta. E il nous come la conosce? Prima dicevo, la questione che mi interessa è come ci si relaziona a un archetipo, che significa relazionarsi a un archetipo, che cosa accade quando ci relazioniamo all'archetipo. Bene, il nous, dice Platone, conosce gli archetipi per partecipazione, cioè per metessi, e ne è simile perciò. Voilà, ciò che dicevo poco fa, vi è una omogeneità tra l'intendere e l'inteso, il nostro occhio è elioides. Certo, questo resta un enorme problema nel pensiero platonico. Il nous, cioè l'intelletto, è immortale in quanto è partecipe dell'idea che è perfetta ed è eterna, ma in questo modo non viene risolta la grande questione della singolarità dell'intelletto. Grande questione che travaglia l'intero pensiero greco. Perché il tema della singolarità è pensato dai greci non nel medesimo modo in cui noi lo avvertiamo, perché il tema di un'esistenza singolare, personale, indeclinabile, irripetibile, a noi giunge anche per il tramite della mediazione della rivelazione dell'Antico Testamento, e cioè di Dio che dice ego eimi o on, io sono colui che è colui che sono, ego sum qui sum, io sono colui che sono. Allora la domanda è: che c'entra la questione dell'archetipo con la questione della singolarità? Perché vedete, molto spesso il professor Brandalise prima lo diceva al pari suo, si pensa a un archetipo come ad un modello astratto. Così talvolta viene anche fraintesa la dottrina platonica, insomma, in certe volgarizzazioni che di Platone sono fatte. Come se fosse una rappresentazione molto generale. Ma privo di ogni elemento singolarizzante, ma ciò che è privo di ogni elemento singolarizzante in realtà costringe a una univocità che non è in grado di rispettare le ragioni del vissuto. Questo è il punto. La questione
ne è se siamo in grado di pensare molto, ma diciamo di poter articolare un discorso in cui i molti logori del vissuto, le molte differenze del vissuto, le molte dissonanze del vissuto vengono mantenute e non ridotte ad una univocità astratta che non chiamiamo un universale, ma con un'espressione che si trova in un testo magnifico di Maurice Blondel, chiamiamo piuttosto il generale. Universale e generale sono due cose profondamente diverse. E il generale, poiché riguarda tutti, come spesso dico, non riguarda nessuno. È necessario invece pensare l'universalità, l'universalità di un archetipo, come ciò che ogni singolo adotta per essere ciò che è. Questa è una sfida che la filosofia ha e che alla filosofia è stata posta. Ecco perché pongo il problema dell'archetipo in stretta connessione col problema della singolarità e direi di più, del senso dell'esistenza di ciascun singolo. Perché il tempo non è una successione di istanti senza continuità, il tempo della nostra vita non è una successione di istanti senza continuità, è acquisizione di esperienze, ma di esperienze attraverso le quali noi in modo pure incerto, pselaphesis si dice in greco, no? Come procedendo a tastoni, noi tentiamo di esprimerci in primis, ma di esprimerci secondo una coerenza. Se le nostre esperienze non sono coerenti, la nostra vita diviene dispersione. La coerenza conosce, su questo non credo che avremo modo di tornare, ma la coerenza naturalmente conosce differenze, dissonanze, momenti di apparente regressione. Su questo la struttura della temporalità, se dopo ce n'è, abbiamo il tempo, mi piacerebbe dire qualcosa su questo la struttura della temporalità è assolutamente esemplare, la modalità di intendere la struttura della nostra propria temporalità è esemplare, ma diciamo così, nel nostro procedere costruiamo città, ordini giuridici, sistemi economici, opere d'arte, scriviamo romanzi, poesie, costruiamo istituzioni politiche, cercando una vita coerente che nasce da un'umanità creativa, nella quale ciascuno di noi tenta di dare compimento alla sua propria personalità. In questo senso, allora, il tempo può acquisire una continuità in rapporto ad una idea principale che possiamo chiamare precisamente l'archetipo, che eleggiamo come riferimento irrinunciabile e che diviene perciò il senso profondo del realizzarsi di quello che con un termine proprio della filosofia contemporanea, soprattutto della filosofia contemporanea francese, chiamiamo il volto, il grande tema di molti autori, ma in primis è il tema levinassiano. Possiamo allora tentare di intendere l'archetipo come ciò a cui l'uomo si volge, perché nella sua fondamentale manifestatività l'archetipo è alethes, secondo l'indicazione platonica, sostiene e regge, per così dire, ogni uomo nel suo compito fondamentale. Allora propongo di intendere l'archetipo come un sigillo, non tanto come un modello, ma come un sigillo che pone sotto il proprio segno colui che ad esso si volge e che accetta di esserne trasformato. Intendere l'archetipo per questa via, e ora lo vedremo nel pensiero per l'appunto di Niccolò Cusano, significa intendere l'archetipo, significa forse allora custodirlo in modo tale che esso diventi un principio di azione, di scelta e di impegno. Come dunque rapportarci all'archetipo? Dicevo che è proprio dell'uomo, questo è un grande tema di alcuni filosofi contemporanei,
soprattutto di aria francese, l'uomo cerca di realizzare il suo proprio volto. Mi riferivo al pensiero francese, ma la realizzazione del proprio volto con un altro autore carissimo, carissimo, che è Franz Rosenzweig. Potremmo dire è in fondo il tentativo di portare a compimento il proprio nome, così si legge nella Stella della Redenzione, il proprio nome che è fuoco, scrive Rosenzweig nella Stella della Redenzione. Bene, realizzare il proprio nome, in questo non si tratta tanto della ricerca di un giudizio universale, ma della tensione verso ciò che si rivela come assolutamente irriducibile. E questo Cusano lo avverte magnificamente. Per questo fa riferimento a Platone, ma al tempo stesso supera Platone. C'è un testo in particolare cui già prima il professor Brandalise faceva riferimento, che è il testo De Visione Dei, laddove si trova esposta la grande questione dell'exemplar. L'exemplar normalmente nelle traduzioni che abbiamo viene tradotto con esemplare. L'exemplar è l'archetipo. L'archetipo qui non è, come già dicevo, inteso come il generale, come ciò che è astratto, ma la perfezione della singolarità, cioè del volto di ciascuno di noi. Quindi non un modello statico, non un modello fisso, ma un principio vivente. Nel De Visione Dei si legge il tuo volto, e il termine latino è facies, quindi il tuo volto, è questa forza e questo principio, cioè archetipo, a partire dal quale tutti i volti sono ciò che sono. Allora, il mio volto, il volto di ciascun singolo è ciò che è a partire da questo archetipo. Essere se stessi in modo molto autentico è cosa ardua per noi. Cusano lo avverte. Cusano avverte la difficoltà di raggiungere l'autenticità personale. In un passo del Dialogus De Genesi si legge: come potrò essere di me stesso se tu, Signore, non me lo insegnerai? E ancora nel capitolo precedente si legge: quando tu, Dio mio, mi ti presenti come fossi la materia prima formabile, perché accogli la forma di ciascuno che ti guarda, mi elevi fino a farmi capire che non è colui che ti guarda che ti dà forma, ma egli in te vede se stesso, perché da te che egli riceve il proprio essere. Allora, non c'è espressione forse più, o passo, diciamo così, o passaggio più chiaro di questo, per porre in questione la grande, per porre in esame il grande problema della relazione, del nostro relazionarci all'archetipo. Noi pensiamo alle cose come se fossero degli identici, come le cose sono degli enti in sé identici, ma naturalmente ciascun ente identico a sé in sé è una identità puramente approssimata e incompiuta, rispetto alle quali c'è una identità che, passatemi questo termine che non è esatto, ma c'è un'identità maggiore, cioè ancora più forte, ancora più radicale. E questa è l'identità della mens. La mens non solo nel suo essenziale sapersi, cioè nel suo essenziale rapportarsi a sé. Ecco perché nel titolo ho proposto quel termine della coscienza, perché talvolta, soprattutto nei testi di età moderna, il termine mens viene tradotto come coscienza, così per esempio abbiamo all'inizio di età moderna con il pensiero cartesiano. Il rapportarsi a sé è proprio della coscienza, e una mens che non sappia se stessa non è possibile. Allora, Cusano scrive che mens, questo lo scrive nel De Conjecturis, che è un testo magnifico, mens viene da mensurare,
La mens è la mensura della grandezza e della composizione. Mens è il razionale, il staccato è la dimensione razionale, voilà, cioè il principio discorsivo. Ma se noi cerchiamo le ragioni della identità della mens nella mens stessa, all'interno della mens stessa, noi non possiamo trovarle. La ragione dell'identità della mens si trova solo nella identitas assoluta e originaria che è propria dell'archetipo. Questa è la grande tesi che si trova al centro del Dialogus de Genesis. Quando, per esempio, Cusano si riferisce al suo interlocutore, per l'appunto un dialogo, che è Corrado, e gli dice: il tuo intelletto è massimamente identico a se medesimo perché è segno dell'identico assoluto. E tutte le cose derivano dall'identico assoluto, quell'essere che sono, nel modo in cui lo sono. Tutte le cose sono identitas, mi passate questo termine, una identità incoativa. Le cose sono degli enti identici. Ancora più radicale è l'identità, ancora più forte, ancora maggiore, è l'identità della mens, perché non c'è mens che non sappia se stessa, ma l'identitas, la ragione, la ratio dell'identitas della mente, non si trova nella mens stessa, bensì nell'identitas assoluta. Ecco perché, se seguiamo Cusano, l'articolazione che Cusano ci propone, ecco perché il nostro proprio volto, la nostra faccia, per usare il termine latino, trova nel paradigma di Dio, che è facies, essa stessa, la sua origine, il suo principio, la sua forza. Quello è un principio archetipico. Cusano invita allora a volgersi all'identico assoluto, che è al di sopra di quell'identico che può essere preso in considerazione attraverso la parola. È come se ci fosse un grado di progressiva intensità, dico meglio, di progressiva intensificazione nella modalità attraverso cui noi intendiamo l'identitas. Le realtà finite sono identitates per opera dell'identitas assoluta, per opera dell'identitas assoluta che le trae a sé. Tutte le cose, leggo ancora un passo dal Dialogus de Genesi, tutte le cose sono identiche a se stesse, in virtù del solo principio, voilà, dal quale si derivano, che è l'identico assoluto. E poi Cusano aggiunge un altro elemento. Allora, riprendo brevemente il punto. Ho detto, ciò che mi muove è cosa intendiamo quando si parla di archetipo. Vogliamo provare a esplicitare la nozione di archetipo, ma come prima dicevo, forse ancor più che una definizione, mi interessa come ci si relaziona all'archetipo, e il relazionarci all'archetipo è qualcosa di totalmente estrinseco a ciò che Dio è, a ciò che Dio pensa, a ciò che Dio articola nel suo tentativo di fare nelle nostre ricerche, voilà, nelle ricerche scientifiche che ciascuno di noi fa. Questo è un aspetto che non puramente speculativo, non puramente speculativo. Prima Gabriel nella sua presentazione faceva accenno a un lavoro che ho fatto, e in realtà uno studio che mi accompagna su Maurice Blondel, e sapete tutti molto bene che la tesi di dottorato di Maurice Blondel ha come titolo L'Action, una tesi della fine dell'Ottocento, ed è uno di quegli autori che pone con forza, in modo alla fine dell'Ottocento in Francia,
quando dominava il razionalismo di Émile Boutroux, di Léon Brunswick, parlare del tema dell'action era quanto mai inopportuno. Lo stesso Maurice Blondel racconta nei Carnets Intimes che quando era studente all'École Normale Supérieure di Parigi, Benedi racconta che il professore a chiedere la tesi torna ai compagni e chiedono a loro cosa ti ha detto, le cose che normalmente accadono tra studenti universitari. Ebbene, racconta di essere stato non poco dileggiato quando aveva raccontato ai compagni di corso che intendeva proporre il tema dell'azione perché non pareva un tema filosofico. E invece il tema è molto filosofico perché ciò che esattamente ora stavo dicendo, la questione dell'archetipo, posto da un punto di vista meramente speculativo, insomma, diventa qualcosa di puramente astratto e generale, ma c'è una modalità con cui non l'io in generale, ma il singolo si relaziona all'archetipo. Questo è il punto. E di questo allora ne va di ciò che noi siamo e nel nostro relazionarci, all'archetipo, resta qualcosa di puramente speculativo, astratto, voilà, ma un autentico relazionarsi all'archetipo è ciò che, come prima dicevo, ci permette di realizzare il nostro proprio nome, vale a dire di compiere le azioni che siamo chiamati a compiere, le ricerche che vogliamo compiere, dunque di realizzare per quanto ci è possibile una vita coerente. E nel nostro, la modalità con cui ci si relaziona, Cusano in questo senso ci viene d'aiuto, perché dice il senso della tua mens si ha l'identità, non in senso, scusate, l'identitas della tua mens si intende solo in ragione dell'identitas dell'archetipo. Ma come, questo è il punto su cui ci eravamo fermati, come, per quale via, Cusano parla della assimilatio, il sorgere delle identitates si intende in ragione della assimilatio, una conversione del non identico all'identico. Il non identico sono le identitates incoative, che sono le cose che siamo noi stessi, che è la nostra stessa mens, la nostra stessa coscienza nel tentativo di divenire identità se stessa. Bene, questa conversione del non identico che viene assimilato all'identico, ebbene, questa assimilatio è la modalità con cui Niccolò Cusano presenta o intende parlare di come ci si relaziona, ci si può relazionare ad un archetipo, e uso il ci si può relazionare, perché è una questione, non credo che avrò il tempo di toccare questo punto, ma è questione questa in primis di libertà, ma non lo toccherò. L'assimilazione alla singolarità fondale non dissolve, ma conferisce esistenza e intensità crescente all'atto delle plurime identitates, perché dona consistenza, ordine, novità alle realtà particolari. Grazie alla assimilatio all'identitas sorgono la pluralità, la varietà, l'alterità, la diversità e tutte le altre caratteristiche. Perciò non è un archetipo generalissimo, privato di tutte le sue determinazioni, no? Come quando di solito si fa l'esempio ai ragazzi più giovani, no? Un procedimento astrattivo, come procede l'astrazione? Molto semplicemente prendo questo mio amico Pietro, astraggo dal fatto che Pietro mi rimane uomo, astraggo dal fatto che è uomo, mi rimane è un vivente, astraggo dal fatto che è vivente, cosa resta? Ente, il ciò che è, d'accordo? Questo ci fa abbastanza problema, però questo molto banalmente, perdonate la rapidissima velocità con cui ho toccato questo punto, però questo toglie tutte le specificità, la particolarità. Emmanuel Levinas direbbe: toglie la ragione per cui io amo lui e nessun altro che non sia lui, o che il suo tradimento mi ferisce, la sua azione è per me un tradimento e mi ferisce in una maniera
così grave. Allora, questo che, questo archetipo che Cusano ci propone, che il testo cusaniano ci fa intravedere, è esattamente ciò grazie a cui sorgono la pluralità, la varietà, l'alterità, la diversità, tutte le singolari caratteristiche. L'identità assoluta perciò non può essere vista di per sé, questo Cusano dice, ma essa pure non è esprimibile. E però in questa varietà, in questa pluralità, essa si annuncia e si annuncia nell'atto stesso di far sorgere le differenti identità. E poi c'è un passo, cioè un passo brevissimo che, di Cusano, che io amo moltissimo, perché uno potrebbe dire, va, questo tema dell'assimilazione, allora intanto c'è sempre il rischio sullo sfondo del panteismo, cosa che naturalmente qui non tocco, dico solo che la semper maio dissimilitudo tra il creatore e la creatura, come dire, fa piazza pulita di un eventuale rischio di panteismo. Ma c'è un passo in cui il Cusano dà una definizione di assimilazione, e l'assimilazione viene definita come una consonanza di voci. Ora, è molto interessante osservare che se uno legge la terza cantica dantesca, soprattutto la parte di Dante relativa all'angelologia, e beh, allora questo tema dell'assimilazione, come non tanto dell'assimilazione, voilà, direi di una consonanza di voci, ma questo esprime magnificamente alcuni passi dell'opera dantesca. Ma devo dire, a me viene, quando, come posso dire, medito, se così si può dire, su questi passi cusaniani, mi viene sempre in mente in realtà un altro testo, siamo lontanissimi sotto molteplici punti di vista, però viene in realtà in mente soprattutto un altro passo, che è l'incipit del Silmarillion. Allora è evidente, no? È il Ilúvatar che dona esistenza a Ainur. Gli Ainur sono le intelligenze alte, e dona loro, Ilúvatar dona loro l'esistenza e rivela il tema musicale, che essi potranno svolgere liberamente in ragione del loro diverso nome, della loro personale creatività. Allora, voi permetterete che vi legga questo passo. Si legge nel Silmarillion: del tema che vi ho esposto, ora io voglio che facciate uniti in armonia una grande musica, e poiché vi ho accesi della fiamma in peritura, voi esibirete le vostre potenze, adornando il tema stesso se lo desiderate, ognuno con i propri pensieri, con i propri artifici. Io invece siederò e ascolterò, e sarò lieto che attraverso di voi sia stata destata in canto una grande bellezza. Allora le voci degli Ainur, come con arpe e liuti, e flauti e trombe, e viole e organi, come con innumerevoli cori che cantassero con parole, iniziarono a modellare il tema di Ilúvatar in una grande musica. E si levò un suono, ecco questo è il punto, e si levò un suono di melodie infinitamente avvicendantisi, che si intrecciavano in armonia, le quali trascendevano l'udibile in profondità e in altezza. C'è una generazione di novità creativa che è invibile per profondità e per altezza. Una novità di melodie che hanno una armonia straordinaria, ma che al tempo stesso sono di una inenarrabile ricchezza.
Grazie. E i luoghi dove dimorava Ilúvatar ne furono riempiti fino a traboccarne, talmente ricca e sono talmente varie, talmente differenti, che il luogo in cui dimorava Ilúvatar ne trabocca e la musica e l'eco della musica si diffondevano nel vuoto ed esso non fu più vacuo. Allora, capisco che, e mi rendo conto io per prima, che pensare il tema dell'assimilatio e riportare il tema dell'assimilatio cusaniana a e leggerlo, per così dire, contrappunto, se mi permettete, con il Silmarillion, può apparire quantomeno, come posso dire, insomma, arduo, ma quando Cusano parla di assimilazione, è esattamente questo che intende. Poi certo, ci sono le dissonanze. Nel Silmarillion è molto noto, quando Melkor vuole imporre se stesso mediante una melodia altisonante che diviene fragorosa e diviene una sorta di urlo e diviene una sorta di pretesa di dominio rispetto al tema. E Ilúvatar dapprima non respinge Melkor, ma che rivolge un nuovo suono, alza la destra e rivolge un nuovo suono, un suono morbido, dolce, benché terribilmente intriso di tristezza. Ma Melkor insiste e la sua musica diventa fragorosa e vana. Perché vana? Perché ripetuta all'infinito senza più novità. Questo è importante. E su questo mi vorrei soffermare. La musica diventa vana nella misura in cui non produce più novità. E non produce più novità perché è separata dalla sua fonte inesauribile. Se nel nostro relazionarci a un archetipo, noi siamo sottomessi a una regola generale, ad un modello formale che sta lì, fisso, astratto. Bene, allora tutto questo non genera novità, ma nella mia propria esistenza, nell'esistenza che affannosamente, selafesis, va bene, teniamo questo termine che dice molto, che dice molto. In questa mia esistenza, in questo mio tentativo di trovare un senso, una coerenza, non un'identità, no, una coerenza, non una uniformità, ma una coerenza. E beh, allora forse devo pensare il mio relazionarmi ad un archetipo in una modalità che è radicalmente differente, che sia in grado di generare la diversità, la novità. Questo allora è una modalità che come dire, Niccolò Cusano è l'archetipo, l'exemplar, non un universale anterem, questo è il punto, non l'universale anterem a partire dal quale le molte cose, ma la ipseitas anterem, la ipseitas anterem, cioè l'autenticità singolare che per ciascuno di noi, in ragione della nostra propria contingenza, della nostra finitezza, della finitudine, ancora non è raggiunta. Perciò l'exemplar non è affatto una nozione astratta, ma è la luce che dona l'ipseita stessa al singolo. Questo è il punto. È luce che dona ipseita. Si è talvolta portati a ridurre, come dicevo, il paradigma a un modello a cui l'uomo fa riferimento, a un modello astratto, ma credo dobbiamo trascendere questa presunta fissità, questa staticità che l'identificazione dell'archetipo come di un modello a cui potrebbe far pensare l'identificazione dell'archetipo come un semplice modello.
si dirà allora ad intendere l'exemplar, l'archetipo in una prospettiva dinamica, certamente c'è un grande studioso della tradizione neoplatonica, che era professore all'Alma Mater, il quale, riferendosi proprio a questi temi, come dire, si spingeva oltre e parlava di questo archetipo come del vivente, come del vivente. Ma questo riguarda le questioni proprie di esegesi del pensiero platonico e neoplatonico. E allora vengo alla conclusione. Prima dicevo che nel nostro relazionarci all'archetipo possiamo intendere sulla scorta del pensiero pusaniano, possiamo provare a intendere il nostro relazionarci all'archetipo nella forma della assimilatio, essendo la assimilatio una consonanza di voci. Chi suona, chi di voi è musicista o chi ama particolarmente la musica, bene intenderà questa immagine che in realtà è molto presente e poi molto meditata anche da un altro grandissimo autore, che è Vladimir Jean Kelevich, uno dei grandi filosofi del Novecento, un grande allievo di Henri Bergson, musicista lui stesso. Bene, questa consonanza di voci, dicevo prima, che è l'assimilatio, è una esperienza, deve essere una esperienza generativa. E questo riguarda molto il pensiero contemporaneo. Perché? Perché si discute molto in questi anni sulla questione dell'humanitas, del nuovo senso dell'humanitas, del transumanesimo, del postumanesimo e avanti così. Allora, queste tesi e questi testi cusaniani ci invitano, se volete, a ripensare il senso dell'humanitas. È evidentemente un non senso ritenere o pensare una umanità generica, no? Di cui ciascuno di noi non sarebbe che una parziale espressione. Su questo credo che abbia detto la parola decisiva e forse finale su tutto Jean-Paul Sartre. È evidente che non c'è umanità ideale al di fuori dei singoli pensanti. Ogni singolo uomo è chiamato a realizzare se stesso e a realizzarsi in autenticità. Prima dicevo, questo tuttavia è difficile, è molto arduo, è molto arduo. Ma diciamo così, è arduo perché molto spesso apparteniamo alle emozioni, alle passioni che ci attraversano, che ci fanno violenza, che talvolta anche ci distolgono da ciò che vorremmo essere o da ciò che vorremmo pensare. Questo vale soprattutto per chi fa ricerca. E così spesso siamo costretti entro le strutture un po' anguste del nostro pensiero, siamo travolti dalle opinioni, vincolati alla irreversibilità del tempo passato, alla irreparabilità delle azioni che nel tempo passato sono state compiute. Nel proslogion di Anselmo c'è un'immagine magnifica dell'uomo incurvatus, schiacciato e oppresso dal peso, dalla cura delle cose prossime. Ebbene, entrare a questo punto direi possiamo parlare più che relazionarci, possiamo specificare, scusate. Ciò che prima dicevo, relazionarci con l'archetipo, diciamo così, possiamo forse entrare in risonanza con l'archetipo, e questa è una specificazione della espressione entrare in relazione con. Allora preferirei dire entrare in risonanza con l'archetipo. Ebbene, se
accettiamo il suggerimento, la proposta, diciamo così, che ci proviene tramite Cusano, beh, allora è un entrare in risonanza che è profondamente generativa, perché questo permette quello che Jacques Vallière, che prima veniva citato, chiama la creazione seconda, la creazione seconda, cioè la creazione seconda, cioè la realizzazione della nostra propria vita, della nostra propria vita personale. Voilà ciò di cui ne va, come prima dicevo, di ciò che noi siamo, del senso dell'intera nostra esistenza, pur con tutte le incertezze e i tradimenti a noi stessi che sono propri della nostra vita. E con questo vi ringrazio della vostra pazienza. Grazie. Grazie mille. E, insomma, per chi volesse fare domande, c'è la funzione su Zoom di alzata di immagine e sì, di mano. E parlavo di immagine non per caso, perché appunto sin dall'inizio, con la grandissima domanda di apertura da parte della professoressa, si è aperta una serie di questioni in me, insomma, e che stavo ancora sistemando in testa, cioè di come ci si rapporta all'archetipo. E appunto, facendone anche una questione identitaria, noi possiamo costruire la nostra identità anche per immagini, mi chiedevo. E prendendo anche il là da alcune proposizioni del professore Brandalise, mi viene in mente un sermone di Eckhart in cui si legge: perciò tu devi necessariamente stare e permanere nell'essere nel fondo. Là Dio ti deve toccare con la sua semplice essenza, senza la mediazione di nessuna immagine. Nessuna immagine admira o propone se stessa, ma piuttosto admira e propone sempre ciò di cui è immagine. Dunque, anche l'archetipo che tocca anche noi singoli, ci tocca nella sua semplice essenza, mi veniva da chiedere, e noi facciamo i conti con la nostra essenza toccando un'essenza, o appunto l'archetipo ci permette di giungere a una sorta di essenza? Poi sono chiaramente dei termini molto complicati a livello anche di concetto, chiaramente, con la mediazione di immagini. Se ci tocca appunto con immagini, è per le nostre limitazioni nel toccare l'essenza che dobbiamo ricorrere all'immagine? Ecco, sono domande complicate, chiaramente, però non so se hai inteso il senso di questo dubbio, ecco, grande che ha sollevato sin dall'inizio della sua relazione. Ti chiedo, Fabio, come facciamo? Rispondo a ciascuna domanda come fate normalmente? Sì, poi dipende quante, se appunto sente che appunto vuole accorparne di più e rispondere in massa, come preferisce lei anche. Se poi questa, c'è anche il professor Susanetti che voleva chiedere qualcosa, non so se di natura simile o differente. Più o meno. Beh, se vuole andare in coda, proceda pure anche lei, professore. Vabbè, sì, no, io facevo un passo indietro, diciamo, nella storia. Innanzitutto ringrazio Ilaria per questa conversazione molto, molto intensa. Era un'articolazione, come dire, intermedia tra Platone e Cusano, dato che abbiamo, come dire, evocato la tradizione da cui tutto questo, come dire, discende. Perché Proclo, come sai, molto intelligentemente, peraltro, diciamo, reagendo a delle stimolazioni platoniche, proprio riflettendo sull'anima, no? Lui insiste sul fatto che l'anima è costituita da un lato da gli eroi logoi, da rapporti razionali, da ragioni, da sacre ragioni formali, e dall'altra parte da zaia simbola, no? Ora, lui insiste sul fatto che, come dire, ovviamente sia la dimensione simbolica quella che
ovviamente poi consente la dimensione del contatto, per riprendere una parola che ha usato prima Fabio, però insiste anche molto su un aspetto, cioè che ogni anima si distingue per forma dalle altre, tante sono le anime quante sono le forme, proprio in relazione, come dire, poi di quella esplicitazione per cui diciamo l'anima sì ha un rapporto diciamo con la dimensione del nous, con il mondo in qualche modo, col piano delle, delle intelligenze, insomma, è, come dire, e poi la triplice articolazione del nous propriano, ma come dire poi perché ha un simbolo interiore che è suo, che è il riflesso, come dire, dell'uno nell'anima, che in qualche modo poi lo connette sul piano delle Enadi, no? E Proclo insiste molto, poi citando gli oracoli caldaici, su questa dimensione che appunto è, in, come, come tu giustamente dicevi, poi, come dire, attraverso un altro percorso, cioè sondando Proclo, cioè quando sondando Cusano, è, come dire, il momento in cui uno esce dall'oblio di sé, è il momento in cui ricorda il simbolo, ma ricorda, come dire, il suo specifico simbolo, e insieme dice capace di pronunciare il rema, cioè pronunciare, come dire, la parola che gli è specifica. E questo tutto sommato, come dire, Proclo lo dice, come dire, cogliendo degli spunti che sono quelli del Timeo, che sono quelli del Timeo in quell'intreccio che è appunto dell'identico e del diverso, che, come dire, fa l'anima mundi, ma poi, come dire, specifica anche le singole anime in quel tema che è esattamente musicale, perché la composizione dell'anima del Timeo è 4 ottave, 1/5 un tono, e quindi, come dire, è esattamente quella stessa cosa. E secondo me, al di là, come dire, poi delle letture neoplatoniche, e diciamo non mi pare particolarmente audace, come dire, quel come dire, maestro dell'alma mater che citavi, nel senso che l'archetipo sia il vivente, come dire, è quasi testuale nei testi del neoplatonismo greco, ma diciamo l'assimilazolo, l'omoiosis, nel momento in cui uno, come dire, un'anima reperisce il suo simbolo e la sua forma, e quel simbolo che è iscritto nella sua specifica natura, è un atto di energia, ma non è soltanto energia nel senso, come dire, dell'attualità, ma nel senso come che, diciamo, poi nel neoplatonismo acquista progressivamente, cioè di un'energia che a questo punto, come dire, dinamizza l'anima stessa nel suo essere singolare, nel suo singolare, come dire, cooperare con il mondo. Per cui, ripeto, come dire, condivido molto la prospettiva che hai utilizzato. Direi forse che, come dire, il pensiero contemporaneo è un po' troppo timido nel, come dire, perché ovviamente teme tutti i problemi che sono legati a un certo modo di intendere la libertà, nel poi, come dire, porsi il problema del come e del modo, perché è evidente che, diciamo, questo pronunciamento del simbolo e questo pronunciamento del rema, che è proprio, non opera sul piano della psicologia, o sul piano di ciò che, come dire, intendiamo come psicologia, né forse, come dire, su quel piano della coscienza a cui in qualche modo l'io narrativamente aderisce, ma è una dimensione, come dire, sovraconscia, superconscia, o forse anche, come plotinianamente si dice, inconscia. In questo senso si può essere assolutamente, come dire, post-human, senza perdere, come dire, diciamo, una attualità della singolarità, scusami il gioco, ma contemporaneamente non essere nulla di tutto ciò che, come dire, il tema morale psicologico, diciamo, della modernità ha, diciamo, in linea molto generica, evidentemente mi sto esprimendo,
formulato. È evidente che il salto è un salto, come dire, che si produce appunto, giusto appunto, come diceva Fabio, per contatto, ma il contatto, come dire, nella relazione con l'archetipo presuppone stati di intensità, stati di ardore o stati di ebbrezza, stati di tapas, possiamo dirlo con parole diverse, in cui il supporto è l'immagine, il simulacro, ma evidentemente, come dire, che poi procede per l'eliminazione dell'immagine del simulacro o, diciamo, niccianamente, anzi, glossoschianamente, per quell'uso virtuoso che si può fare, come dire, del simulacro, dell'immagine, che alla fine, come dire, ci libera dall'adesione all'immagine stessa. Sì, professoressa, se vuole rispondere, se no anche il professor Brandalise mi aveva scritto per un intervento. Vedete, insomma, tra di voi come preferite procedere, insomma. Ma no, non sarò certo io a prendere la parola prima del professor Brandalise. No, ma probabilmente i due quesiti, o per meglio dire i due corposi interventi che mi precedono, forse meritano una considerazione particolare. Come preferisci, guarda, se no aggiungo anch'io qualche cosa e mi dì, ma scegli come ti è più comodo per la risposta. No, non mi cambia, allora, visto che ho ora la parola, dico un paio di cose, sì. Questi che sono degli interventi, insomma, piuttosto corposi. Allora, parto da quest'ultima cosa. Si parlava della dimensione del contatto, io stessa ho fatto riferimento alla dimensione del contatto. C'è un aspetto della dimensione presente in certo neoplatonismo, non solo nel neoplatonismo, però in certo neoplatonismo moltissimo in Niccolò Cusano, che è il riferimento a tutta la dimensione dell'affettività. Se uno rilegge tutto il pensiero cusaniano, non solo, adesso faccio riferimento a questo, ma così come di molti altri autori, c'è proprio esattamente questa dimensione di un, come dire, recupero del vocabolario degli affetti. Per cui anche la relazione alla, o diciamo così, questa assimilatio di cui prima dicevo, è tutt'altro che speculativa. È anche speculativa, ma è speculativa perché all'origine ha una natura di tipo profondamente affettivo. È uno sguardo d'amore, così Cusano più volte, a questo Cusano più volte si riferisce. È uno sguardo d'amore di chi ama e ad un tempo è amato con tutta la natura difficile, bellissima, articolata dell'amore, ma è da singolo a singolo. Questo è il punto. Cioè c'è la singolarità vivente dell'archetipo, che appunto sì è vivente, ed è il vivente ed è il singolo. Quindi è una dimensione di carattere affettivo e direi di carattere profondamente qualitativo. C'è una qualità che da un lato, che ci permette di volgerci all'archetipo o di intendere per via massimilationis la relazione all'archetipo. Da un certo punto di vista, dunque, si tratta di una decisione intellettuale, di una decisione volontaria che però ha la sua radice nel cuore. In questo c'è questo, come dire, questa dimensione di esclusività qualitativa che è propria dell'amore. Davide, prima dicevi su questo il pensiero contemporaneo forse è un po' tiepido, forse alcuni autori, forse meno altri, certo. Ovviamente generalizzavo, insomma. Ma è chiaro, sì. Ovviamente perché questo, come dire, interseca, come dire, i traumi del secolo breve, come dire, è un certo modo di intendere il nesso libertà-individualità che, come dire, causa poi una serie di equilibrismi, insomma.
Sì, vabbè, scusa, è vero. No, certo, sì, questo è molto vero, ma tutto questo si trova, ritengo, in una maniera veramente invece molto forte, a proposito appunto dei traumi del secolo breve, in cui questa riflessione io ritengo si inserisce, e dove lo vediamo? Dove lo vediamo? Tra i tanti aspetti lo si può vedere, per esempio, nella grande questione ricoriana più che derridiana, nel grande problema derridiano, ricoriano più che derridiano, intorno al perdono e alla possibilità o meno del perdono, ciò che prima, a cui prima facevo riferimento, la dimensione della storia, del tempo, di una visione del Cronos che naturalmente muta profondamente, e di una rideterminazione della temporalità che passa necessariamente attraverso la narrazione, cioè necessariamente attraverso le immagini. Questo resta nel pensiero contemporaneo. La questione del simbolo e della mediazione delle immagini, ma questo è centrale. Questo è centrale ed è molto presente in questi autori. Prima facevo riferimento a Dante. Beh, l'alta fantasia dantesca è esattamente questo. È esattamente questo, cioè è l'immagine che, come dire, prende e diventa la via e la chiave per permetterci di oltrepassare ciò che noi siamo, ciò che noi pensiamo, e ci conduce non al principio, ma ci invita al principio. E qui userei un'espressione che si trova in Bonaventura, quando Bonaventura nell'intellectus mentis, nell'itinerarium mentis, scusate, non intellectus, nell'itinerarium mentis propone una via che è quella della mente, della mens, alla ricerca della sua propria ratio, perché è questo che fa, ed è un manoducere. Cioè l'itinerarium non è un argomento puramente speculativo, è anche in primis un itinerario speculativo, ma in cui siamo manodutti, siamo condotti per mano. E allora ritorna questo tema straordinario che tu, Davide, giustamente toccavi, che è proprio quello del tatto, cioè del contatto, cioè del tatto. Allora ciò che c'è nel pensiero contemporaneo rispetto a tutto questo, e che invece manca naturalmente negli autori a cui io facevo riferimento, è che poi nel pensiero contemporaneo c'è la grande inserzione, ma questo ci porterebbe lontanissimi, del grande tema della corporità, perché contatto e immagine e simbolo, per esempio tutta la riflessione ricoriana sul tema dell'immagine e del simbolo, non si pone a partire, se non a partire, da una riflessione di carattere fenomenologico, ma ben oltre la fenomenologia, intorno alla nozione della corporeità. Allora quello, quindi diciamo così, il vocabolario degli affetti, l'orizzonte della affettività e come una delle chiavi della singolarità c'è in questi autori, c'è in Niccolò Cusano, con tutta la riflessione cusaniana intorno all'amore. Nel Novecento tutto questo assume un significato ancora più forte, quando questo diventa non solo viene discusso a partire dal tema della corporità, ma diventa per esempio il tema della carezza, oppure il tema della sessualità, oppure il tema, da un punto di vista filosofico, della generazione, voilà, della generazione di un figlio. E voilà, non sono delle risposte alle vostre considerazioni, me ne rendo bene conto, sono con pensieri a partire dalle vostre osservazioni, di cui vi ringrazio. Noi ringraziamo lei, e comunque sì, adesso il professor Brandalise sarà seguito dal professor Barbieri, che mi ha chiesto la parola. Ecco. Sì. Innanzitutto non posso esimermi dal ringraziare, ma non si tratta di un ringraziamento cerimoniale, perché effettivamente sia l'esposizione sia le prime repliche alle domande così stimolanti stanno producendo un effetto
che in genere quello, ricordo anche in proposito dignità pessoiane, che si produce quando sostanzialmente, muovendo in direzione dell'archetipo, si mobilitano gli archetipi. Cioè, paradossalmente, là dove l'archetipo venga in qualche modo inteso, esso diventa anche, come possiamo dire, immediatamente rete di riferimenti archetipali che tendono a disporsi, termine che adesso poi vedrò di valorizzare, in contemporaneità tra loro, manifestando la loro intima affinità e nello stesso tempo la loro irriducibilità l'uno all'altro, nel modo di uno Sternbild, direbbe il nostro Rosenzweig, insomma nel modo di una costellazione, insomma, no? E vale appena la pena di ricordare, in questo caso beniaminianamente, più ancora che come riferimento a Rosenzweig, che in questo caso la costellazione libera più che mai la musica delle sfere, cioè una volta di più l'elemento musicale. E qui, è, come sappiamo, beniaminianamente, la musica delle sfere idee è esattamente ciò che si può intendere per verità, più che mai in questo caso emancipata da quella intenzionalità che, come sappiamo, in questo contesto ne determina la morte in definitiva. Ecco, dico questo per dire che in realtà mi suscitavi tutta una serie di riferimenti, ma soprattutto, cosa che anche determina una qualche difficoltà nel dominare questa pluralità di spunti, mi suggeriva anche la parentela stretta tra questi. Quindi brucio immediatamente due motivi di personale quasi privata gratitudine: uno per il riferimento a Blondel, che purtroppo non è autore ormai particolarmente frequentato, rammento effettivamente che era una mia lettura ginnasiale più o meno, a cui ero arrivato credo in parte rimbalzato da un professore di filosofia che vi era stato a sua volta introdotto da Michele Federico Sciacca, che forse non era esattamente la mediazione più squillante, ma che comunque, come attraverso un'eterogenesi dei fini, portava delle buone letture. L'altro argomento era in qualche modo la porzione tolkieniana della tua esposizione, perché effettivamente, ponendo in primo piano l'elemento, almeno visto così dall'esterno, di una cosmogonia musicale, tocca attraverso la musica un tratto che mi sembra decisivo nel tirare le fila di molte delle cose che si sono dette, perché in qualche modo la musica, avendo come sua caratteristica quella, per così dire, di far coincidere la propria perfezione con la propria abolizione in definitiva, no? Noi ascoltiamo sempre una nota per volta, ma nello stesso tempo virtualmente possiamo avere in mente un'intera sinfonia partendo da quella nota, no? In un certo senso mette in primo piano un elemento che mi sembra importante, cioè quanto più si approfondisca in una direzione che è senz'altro cusaniana, ma sarebbe senz'altro anche cartiana, la nozione di archetipo, vediamo progressivamente dissolversi uno schema temporale che di per sé valorizzerebbe una forma classica di inferenza causale e soprattutto, come possiamo dire, costituirebbe quella condizione da cui Meister Eckhart prega Dio di liberarci, cioè quella che in qualche modo presenta Dio come il Dio delle creature, il Dio antecedente, il Dio che sta come un ente, pone invece il tema della contemporaneità dell'accadere di Dio e dell'anima, dove sostanzialmente rifulge più che mai il tema appena toccato del contatto. Tanto è vero che in un certo senso potremmo dire già presente sia nell'asse Eckhart-Cusano, quanto per molti versi, nominando esplicitamente, ma non è che prima mancasse, il tema della corporeità, alcune grandi svolte del pensiero contemporaneo ci propongono come superamento della visione in direzione dello sguardo. Cioè, se la visione distanzia, lo sguardo tocca. E per molti versi, molta anche della letteratura filosofica a cui tu facevi così brillantemente riferimento, ha proprio questa caratteristica, cerca un pensiero in cui
lo sguardo tocchi, in cui la lucidità non sia in qualche modo il prezzo di un distanziamento raggelante del contenuto della visione, ma sia riconoscimento dell'essere immerso, dell'occhio che guarda, in ciò che è guardato, in un certo senso. E in questo, e sotto questo profilo, indubbiamente la musica aiuta, perché nella musica noi siamo attraversati dalla musica. E se è vero che per tanti versi la musica nella modernità, che coincide in qualche modo con tutto il grande repertorio di ciò che chiamiamo musica, è uno spettacolo per le orecchie, è anche vero che in realtà questo spettacolo per le orecchie tenta di avere la magia di poter diventare in qualche modo un'onda che pervade e intona a sé i corpi, anche se attraverso una mediazione molto mentale. Sotto questo aspetto, e vengo verso un quesito più preciso, io avevo trovato strategicamente perfetta la tua evocazione della nozione di sigillo. È effettivamente, perché il sigillo, in definitiva, è un grande archetipo. Ed è soprattutto un archetipo che, per così dire, porta, appunto con la modalità propria di questa convenienza archetiporum, a coincidere tradizioni che apparentemente sono diverse, perché il sigillo ci rinvia immediatamente al sigillo di Salomone, che come sappiamo è essenzialmente una versione di quello che altrimenti sarebbe l'esagramma del Magen David, ovvero sia la stella di Davide, o scudo di Davide nell'espressione ebraica, che come sappiamo è essenzialmente quella risorsa che converte la potenza dei jinn, la potenza dei demoni, in forza creatrice, benigna. Ma nello stesso tempo il sigillo è anche, come possiamo dire, ad esempio, il sigillo della tradizione, come avviene nell'ambito islamico, soprattutto se consideriamo il sigillo nel modo in cui il sigillo sigilla a partire dal fusus alikam, cioè sostanzialmente dai castoni, per così dire, della sapienza, riferimento ai palesi a Ibn Arabi, no? Ovvero sia il sigillo che diventa ciò che in un certo senso conferma e rende pienamente attiva nella vita di ogni istante, in coerenza con la creazione del mondo ad ogni soffio, ad ogni ruah, in definitiva, della creazione, sostanzialmente. È la presenza attiva della creazione in ogni istante, e quindi in qualche modo l'abolizione di quell'antecedenza del creare rispetto al creato, che per tanti versi è l'orizzonte massimo di qualsiasi filosofia mistica di grande qualità, al di là delle opposizioni religiose, insomma, no? Ecco, e che mi sembra per tanti versi siano dei grandi esiti cusaniani, in definitiva, no? Ecco, la nozione di contrazio stessa, in definitiva. Ecco, ora, sotto questo aspetto, e vengo finalmente alla conclusione, ma forse un po' più interessante delle banalità che ho detto fino adesso, uno dei luoghi che per me, devo dire, nel pensiero contemporaneo, ed è non a caso un luogo del pensiero del contemporaneo che fa un gigantesco testacoda con tutte le tradizioni che stavamo nominando, si attua ad esempio in Corbin, esattamente là dove in qualche modo Corbin, all'interno della sua riflessione sull'angelologia, recupera, siamo nel paradosso del monoteismo ovviamente, recupera la versione schellinghiana dell'immagine del rovetto ardente. Ecco. E lì effettivamente noi abbiamo una istanza filosofica squisitamente nostra. Corbin proveniva essenzialmente dalla sua attività di traduttore di Heidegger. Corbin, che diventa in qualche modo iranologo e islamologo, per trovare in lingue che non sono quelle della tradizione filosofica europea una possibilità di rialimentare in una lingua europea la possibilità dell'invenzione linguistica filosofica.
E abbiamo sostanzialmente una situazione nella quale appunto ci si confronta con la intraducibilità delle parole che in ebraico noi siamo soliti poi per gioco forza tradurre dicendo io sono colui che è o sono colui che sono. Perché in realtà il Roveto ci sta dicendo che non c'è niente di antecedente a questo incontro di volti, in definitiva. No? Ecco. Ora, sotto questo aspetto, allora, per venire a uno spunto molto utile e brillante, come al solito, di Davide, ci si può allora chiedere se per tanti versi, per riprendere una bellissima immagine tua, una tradizione che chiamiamo umanistica non abbia ormai la caratteristica di essere una musica che si ripete e che conseguentemente si è sganciata da quel gesto creatore che nel presente la rende vera. E se conseguentemente ciò che in qualche modo si alimenta senza riuscire più a passare all'interno di questa musica non abbia bisogno di emanciparsene. No? E se per tanti versi allora tanti elementi delle tradizioni che anche tu hai evocato non ci parlino nel senso migliore con una forte attualità, perché ci dimostrano, senza voler operare nessun recupero di peso, che forse è possibile abbandonare l'orizzonte di un troppo umano, veramente di un Allzumenschlich, presente in una tradizione umanistica, che ha fatto morti, che ha fatto stragi. Perché, come possiamo dire, il modello dell'umano, non l'archetipo dell'umano, ha sempre prodotto la constatazione che vaste porzioni di umanità erano troppo poche corrispondenti all'archetipo e quindi andavano potate, massacrate, riplasmate a forza. E quindi in qualche modo ci suggerisce di pensare che forse oltre l'orizzonte dell'umano non ci sia necessariamente il disumano, non ci sia necessariamente il barbarico, ma forse qualcosa di così umano da andare al di là dell'immagine dell'umano, dell'andare al di là di qualsiasi fissazione dell'umano in una identificazione dell'umano. Dopotutto, chiudo veramente, la chiusa dello Stern di Rosenzweig aveva questo aspetto clamorosamente emozionante. Alla fine, attraverso il Magen David, ci si riapre sulla vita. E la vita ha questo elemento di forza, nessuna definizione la giustifica e proprio per questo nessuna definizione può ucciderla. Questo insomma. Ecco, che è un bel modo tutto sommato di indicare questo collocarsi di un archetipo, letteralmente, al cuore presente dell'esistenza, anche proprio dell'esistenza quotidiana, come mi sembra anche tu in qualche modo mettessi in evidenza, no? Sarebbe interessante ricavare da tutte queste nostre riflessioni anche un côté epistemologico in definitiva, che spieghi se ce n'era bisogno, che non stiamo parlando di cose belle e suggestive di altra epoca. Stiamo in qualche modo tentando di mettere in campo delle risorse che in qualche modo ci mettano nella condizione di non essere troppo vistosamente subalterni nei confronti dei linguaggi che ci stanno parlando, insomma. Ecco. E sotto questo profilo devo dire che il tuo contributo in questa direzione era veramente molto confortante. E quindi ti ringrazio ancora. Posso inserirmi provocatoriamente tra te e la risposta di Ilaria? Perché vorrei dire una cosa, perché come sempre, come dire, i tuoi interventi illuminano, provocano e rilanciano, ma questo, come dire, mi consente di... poi forse di farmi capire rispetto a quello che dicevo prima sulla timidezza e tepidità, perché tu hai evocato appunto lo sguardo che tocca, no? E quindi suppongo, come dire, evocando, diciamo, tutto quel dialogo che passa tra Nancy e Derrida e, diciamo, quell'orizzonte lì del toccare. Ma non vi pare tutto sommato, come dire, che ci sia poi comunque tra quel tipo di discorso e, diciamo, quello che tu evocavi prima quando parlavi di Rouen, e possiamo andare avanti con Nefesh e i sigilli di Salomone,
uno iato di un, come dire, di un qualche cosa che, diciamo, si ritenta di dire qualche cosa, ma avendone smarrito la grammatica. Certo. Ma sentiamo, possiamo, per il resto della nostra vita parleremo di questo, però okay. Sentiamo gli altri. No, d'accordissimo, prego. Sì, allora, sì, sono d'accordo, penso che parleremo di questo per il resto della, di tutta la nostra vita, penso che alla fine poi se ci pensiamo, faccio riferimento a me, io so di me, posso dire che non solo il resto della mia vita, quello che mi resterà, non lo so, insomma, quello che è stato in forme magari abbozzate, talvolta un po' così, insomma, molto incerte, non solo un po' molto incerte, ma è esattamente questo che ho tentato di fare, a volte in modo più con più contezza, altre volte in modo più inconsapevole. Allora, questo tema del sigillo, riprendo alcune solo delle indicazioni del professor Brandalise. Il tema del sigillo mi è un tema carissimo. È un tema che, devo dire, a me sta, scusatelo, mi sta a cuore enormemente. Perché naturalmente il sigillo noi lo intendiamo come ciò da cui però accettiamo, come dire, di essere trasformati e di più, direi proprio plasmati ab interiore. Sotto questo punto di vista, e naturalmente tutto questo ha molto a che fare con la grande questione della potenza generativa di cui prima facevo riferimento, a cui prima facevo riferimento, che è in fondo la potenza generativa del senso. Cioè io ritengo che, sono profondamente convinta che l'uomo sia una domanda di senso, ma intendiamoci, non la domanda di senso come se potessimo giungere ad un senso stabile, univoco, no? A cui attingiamo, e però nella storia del pensiero esempi in questo senso, soprattutto in età moderna, ne abbiamo avuti, a cui attingiamo e nel quale cerchiamo le risposte a tutto ciò che travaglia la nostra esistenza o il nostro pensiero che ci inquieta. Allora, da un lato c'è il tema del sigillo che io adone intendo nel modo in cui ho detto, in questa dimensione di una, uso il termine paliardiano, di una creation seconde, di questa creazione seconda che ci appartiene profondissimamente, di cui siamo straordinariamente responsabili. Giustamente Adone facevi riferimento al tema, alla dimensione della temporalità. Allora, chi mi conosce sa che è un tema che mi è molto a cuore per molteplici ragioni, ma credo che sia una questione che, insomma, non ci si può non porre. E giustamente Adone facevi riferimento, dicevi, dobbiamo trovare, adesso non ho l'espressione precisa, insomma, nuovi diciamo così, è una questione che ci impegna anche epistemologicamente, quella che ci stiamo ponendo. Allora, epistemologicamente intanto possiamo dire che tutto questo discorso si pone su un piano che, uso il termine nel senso ricoriano, è il tema della praxis. È il tema della praxis. Cioè io sono da che non ho iniziato a leggere Maurice Blondel così giovane come te, però da quando sono ragazza, diciamo così, penso insieme a Maurice Blondel, ma una critica piuttosto feroce che Ricordi ha fatto è quello che il metodo blondeliano è poi il metodo della cosiddetta sincerità. E cioè alla fine bisogna entrare nella dimensione del senso di colpa, del male, certamente in primis l'azione, però l'azione è fatta da senso di colpa, dal male, dal rifiuto, dalle ferite. Essere trasformati, relazionarci a sigillo ed esserne trasformati significa però anche, come dire, misurarsi con questa realtà, che è quella di un uomo fallibile,
in cui non solo il male gli capita di farlo, ma che decide deliberatamente di fare il male, e in tutto questo volgerci al principio decidere, e uso apposta il termine decidere, di esserne interiormente plasmati, beh, questo è un atto di scelta, di responsabilità. Rosenzweig all'inizio della Stella della Redenzione dice: il pensiero, quello che poi chiamerà il Neue Denke, inizia con un sì, e il sì ci pone sotto, o con un no, e il sì ci pone sotto ad un sigillo. Certo. Beh, nel fare questo ripensiamo anche, io di questo sono profondamente convinta, anche per esempio tutto il problema logico. Prima facevo riferimento alla mens, inteso in senso cusaniano, siamo d'accordo, però diciamo, il tema della mens per noi, per tutti noi, è un problema non marginale, è una questione cruciale. Per noi è già un problema tradurlo. Io conosco un po' il pensiero francese, sono abbastanza avvezza a leggere i testi in francese. I francesi non hanno il termine mente, quindi loro arrivano, per esempio, sui testi cartesiani, si trovano mens, allora lì cominciano tutte le discussioni. Lo stesso nel caso delle traduzioni francesi del cusano, perché normalmente viene tradotto con esprit, però esprit è un'altra cosa, è un'altra cosa. E prima dicevo, la mensa è un principio di ragione, è un principio di razionalità. Beh, sì, un principio discorsivo, e quindi la mensa ragiona attraverso dei principi logici. Beh, certamente. La questione è, ma se epistemologicamente, se non ho inteso male, Adone, ciò che prima ci proponevi, se epistemologicamente cambiamo i paradigmi e per esempio la dimensione della praxis, intesa, ripeto, nel senso ricoriano, diviene così straordinariamente predominante, beh, allora anche gioco forza la questione del problema, delle argomentazioni, della struttura logico-razionale muta profondamente, ma per forza. E ancora citavi Maurice Blondel, ma questo si vede moltissimo quando Blondel pone il problema del tempo, quando pone il problema della volontarietà dell'azione. Allora lì si vede come il principio di identità, non contraddizione, i grandi temi che ci premono, ci affascinano, eccetera, non solo non funzionano, ci danno un'immagine talmente astratta rispetto al quale la dimensione della singolarità che io sono e del senso che affannosamente ricerco nella mia vita, nelle mie opere, non il senso come ciò che sta al termine della mia meta e che mi illuminerà, ma di una coerenza l'ho chiamata, e beh, tutto questo cambia profondamente perché lì l'identità, la non contraddizione, il principio del terzo escluso, che da un punto di vista formale sono espressi in modo diverso, ma formalmente sono la stessa cosa, lì non funziona più. C'è proprio un tentativo di descrizione del singolo nella sua azione, nel senso di colpa, nella ferita data dal tradimento, eccetera, dal tradimento in primis, ripeto, nei confronti di se stesso, rispetto al quale tutta questa struttura di carattere logico non funziona. Allora i casi sono due: o noi diciamo, beh, vabbè, allora qui siamo in un ambito, per così dire, irrazionale, o forse, tra parentesi, è una delle grandi obiezioni che vennero fatte a Maurice Merleau-Ponty quando presenta la candidatura per insegnare al Collège de France, e la risposta piccata di Merleau-Ponty da quel punto di vista è straordinario, perché risponde, diciamo, voi probabilmente non avete capito nulla di ciò che io dico. Oppure diciamo, ma forse la logica non è solo quella. Quindi tutto questo, e Merleau-Ponty da questo punto di vista ci aiuta moltissimo, perché tutto il tema del cogito affettivo, cioè di una coscienza affettiva, non una coscienza che semplicemente ama, prova degli affetti, eccetera, ma della dimensione della strutturale affettività che è propria del cogito, ma questa è fondamentale. E nella fenomenologia della percezione, dopo aver trattato del tema del corpo malato,
dopo aver trattato del cogito e della sua dimensione affettiva, solo alla fine abbiamo la grande questione di quali sono le leggi della logica. Questo è il primo aspetto. Dunque, questa revisione di carattere epistemologico con la dimensione della praxis reimposta davvero tutto il discorso. Poi certo non che il mondo antico, anche quello greco, oltre che quello medievale, tardo antico e medievale, non ne abbia parlato, al contrario. È vero che forse nel pensiero contemporaneo questi diventano delle questioni tanto più urgenti, proprio per quello che dicevi tu prima, Davide, perché in fondo il secolo breve ci ha insegnato, basti pensare a Paul Celan, che forse bisogna pensare, io uso spesso questa espressione levinasiana, bisogna anche pensare altrimenti. Ma il tema del sigillo, io non ho fatto a tempo a trattarlo, perché mi avrebbe portato molto lontano, ma il tema del sigillo io penso non possa essere svincolato, poi non credevo, cioè, ritengo non dovesse rientrare nella presentazione che facevo a voi, col tema dell'arca, col tema dell'arca. L'arca è una parola molto antica e solo, diciamo così, una visione un po' banale, ce la rappresenta come un luogo prezioso che contiene qualcosa di molto sacro, ma in realtà l'arca propriamente questa è un'immagine abbastanza semplice, ma l'arca è ciò che permette all'invisibile precisamente di rifulgere, di essere presente nel visibile. E questo è il non l'esaurisce certamente l'invisibile, ma è la via, non che ci conduce a, ma che dice la presenza, se volete, in forma qualitativamente infinitesimale, ma dell'invisibile nel visibile, cioè nella mia esistenza, perché appunto io sono abbastanza avvezza a studiare il pensiero contemporaneo, lo avete ben inteso, e quindi mi interessa la questione della messa in questione dell'esistenza di un singolo, questo mi interessa, anche queste grandi categorizzazioni o questo pensiero eccessivamente astratto, ecco, a me, come mi hanno insegnato i miei maestri in filosofia, mi sta un po' stretto, devo dirvi la verità, mi sta un po' stretto. A questo, se posso aggiungere un'ultima cosa a cui tu Adone facevi riferimento, però dopo veramente chiudo, è la questione della temporalità. Allora, Maurice Blondel ama citare un passo. Scusate, ho il ritorno, forse... Voilà, grazie. E mi sentivo la mia voce indietro, quindi particolarmente sgradevole. E Maurice Blondel amava citare un passo delle Deconsiderazioni di San Bernardo. Quod factum est infectum fieri nequit. Va bene, non c'è nessun, su questo non possiamo dire nulla. Ma proprio la centralità della dimensione dell'azione e quindi, ricorianamente parlando, il problema della praxis ci invita a ripensare questo con un filosofo contemporaneo che è Claude Bruère, un filosofo francese che è morto prematuramente, ma è stato un gigante del pensiero francese della seconda metà del Novecento. Claude Bruère a un certo punto dice, insomma, dobbiamo smettere di pensare che il tempo, le cose che sono accadute nel passato siano totalmente irreversibili. Questo non è vero. Perché non è vero? Beh, certo che un'azione compiuta è compiuta, basta, non ci si torna più su. E poi però c'è quella frase magnifica Jean Haber, quell'espressione magnifica di Jean Haber, che è stato il maestro di Paul Ricoeur, il quale dice, ma la frase forse più terribile, una delle più terribili che un uomo possa
possa dire a se stesso è come ho potuto compiere un'azione simile. E questa è una frase terribile. È terribile, ma se uno ne analizza la struttura logica è profondamente contraddittoria, perché nel come ho potuto compiere un'azione simile c'è da un lato l'accorgimento dell'assoluta lontananza di un'azione che io ho compiuto e nella quale non mi riconosco più. Cioè io in quell'azione che ho fatto dico ma no, non compierei mai più un'azione del genere e ne prendo totalmente le distanze. E dall'altro lato c'è l'assunzione di un'assoluta, come posso dire, proprietà di quell'azione. Io sono l'autore di quell'azione, me ne faccio carico totalmente. Perciò il come ho potuto compiere un'azione simile è una espressione che quando l'io si fa nella narrazione che ciascuno di noi fa, in primis a sé, ciascuno di noi si narra anche agli altri. Io insegno agli psicologi, perciò loro questo lo sanno molto bene, ma ci si narra agli altri perché in primis ci si narra a se stessi, verbalmente e anche non verbalmente. E questa è una frase che talvolta capita di porsi ed è assolutamente lacerante. E questo è il grande tema della responsabilità, naturalmente. Ma in realtà è vero che le azioni compiute nel passato stanno là e a queste noi siamo condannati, ma non è una signoria assoluta, perché il dominio ultimo ancora sta a noi, non rispetto a quanto è stato fattivamente compiuto come fatto, ma quanto al senso che quelle azioni possono ricoprire nella nostra storia, nella nostra esistenza e nel rapporto con l'esistenza e nel rapporto con altri. E qui c'è un grande salto, quando cioè un fatto diviene un evento, e l'evento, il fatto è intratemporale, e l'evento diviene invece straordinariamente generativo di un senso per l'appunto nuovo. Allora questa possibilità di riaprire il senso anche di ciò che è stato compiuto, e quindi di pensare non tempi diversi, ma diverse dimensioni del nostro proprio tempo. L'una non esclude naturalmente l'altra, ma solitamente l'una si inserisce, cioè si installa nell'altra. Ebbene, io ritengo che questo noi lo possiamo pensare e lo possiamo articolare proprio a partire da questi due aspetti. Da un lato, il tema del sigillo, come ho indicato, e dall'altro lato il tema dell'arc, che indica questa presenza nel concreto, altro termine della tradizione della cosiddetta filosofia dell'azione, almeno io lo riprendo da quella tradizione, che è la presenza, Maurice Blondel parla di retentissement, cioè di una eco, questo è il termine che usa, non è particolarmente forse non è particolarmente felice, perché una presenza concreta nel singolo evento, in una singola esistenza. Voilà, queste sono le poche osservazioni che l'articolo ben più articolato intervento di Adone mi ha suscitato. Ci fa molto piacere di questa discussione assai ricca, che appunto il professor Barbieri ancora prima mi aveva chiesto la parola e contribuirà a arricchire, appunto. Se vuole procedere, prego. Forse ha dei problemi di connessione, non so. Beh, qualora ci fossero anche studenti, insomma, chiunque volesse prendere parola, chiaramente è invitato a farlo. Intanto il professor Barbieri mi sembra si è bloccato a livello di connessione. Ah sì, adesso mi sa che rientrerò. Ok.
Forse sono tornato visibile e udibile, perché sì, sono stato per un momento scaraventato nell'iperspazio da un calo inatteso di connessione. Spero non si ripeta, perché ho perso completamente i contatti. No, quanto udito negli ultimi interventi, tanto nelle prese di parola di Davide, di Adone, e poi in queste ricapitolazioni e riflessioni della relatrice, consegnano per tanti versi all'irrilevanza e all'inconsistenza quanto avevo pensato di dire, però non resisto alla tentazione di aggiungere un piccolo rabesco necessario alla tessitura molto più ricca che è stata fin qui filata. Mi sembra che si possa trattenere, da tutto quanto abbiamo udito finora, una linea di continuità con molti interventi precedenti che va nel segno della recupero della dimensione calda dell'archetipo, cioè un archetipo proiettivo, tensivo, concreto, pragmatico, d'azione, militante se vogliamo, non semplicemente un archetipo modello, no? Raffreddato in una sorta di asepsi con una sua luminescenza fredda. Questo mi sembra un elemento molto importante che apparenta molte delle cose che si sono dette su questo genere, su questo modo di intendere l'archetipo, ha una dimensione dinamico-trasformativa e al limite iniziatica, insomma, un archetipo che ricorda un po' il crogiolo alchemico, il semenzaio delle latenze, no? In fondo, quanto si diceva anche prima sul rapporto tra una visione che distanzia e uno sguardo che tocca, che perfora, che entra nel cuore del mandala, mi faceva venire alla mente certe cose che scriveva l'altro giorno, per esempio, Corrado Bologna su Alias, ricordando come il teatro retorico di Giulio Camillo o Mnemosine di Warburg non siano, appunto, come diceva Adone, delle museografiche raccolte di immagini o di schemi, in qualche modo tumulati in una loro rappresentazione così polverosa, consegnata alla desuetudine, ma tutto al contrario il luogo di un'esperienza dinamica, essenzialmente trasformativa, che si dà nel loro attraversamento, nella loro visione, come una ricapitolazione di immagini che ci trasformano sollecitandoci e provocandoci. No? Quindi, tornando un po' ad alcune parole d'ordine bellissime che Malaguti ha evocato e messo in campo, no? Diceva all'inizio custodire l'archetipo, no? Ma non nel senso del deposito, non nel senso della custodia depositata nell'inessenziale inerzia, ma tutto al contrario, custodire l'archetipo che significa praticarlo, sollecitarlo, inverarlo e farsi abitare dall'arca, no? In qualche misura, cioè predisporsi a una manifestazione nella sensibilità di ciò che l'archetipo rappresenta come dimensione intimamente sollecitante, anche con tutta l'affettività che è stata ricordata, no? Davide Susanetti parlava anche di stati alterati, no? Di sollecitazioni, al limite persino di frenesie statiche, no? Come effetto di un contatto generativo, ma che scuote anche, no? che sconvolge, che sconcerta, predisponendo allo stato trasformativo. In questo senso, insomma, quanto si diceva anche sulla realizzazione del nome mi ha fatto venire in mente certe cose che ricordava Marcello Ghilardi nel suo intervento e che riguardano proprio la dimensione trasformativa dell'eroe al contatto degli archetipi. È una mia vecchia fissa, ma quando Perceval si muove nella foresta guasta, che è sua, ma è anche pur sempre un luogo di alterità, un luogo di liminarità, e incontra quell'epifania assoluta che è il paradigma cavalleresco incarnato da un suono d'armino e da una luce di ferro e di acciaio percossi dal sole, ecco, quando riceve questa sorta di imprinting, come ha scritto una volta Franco Cardini, risponde immediatamente, dice sì a un potente appello archetipico, perché quell'archetipo fa sì che
Perceval non possa far altro che diventare se stesso, no? Quindi mi piace pensare davvero che l'archetipo possa incarnarsi anche nella rivelazione epifanica di un destino eroico che si slatentizza solo nella dimensione in cui accetta un'alterità che sconvolge, che turba, no? È una specie, è come accettare la danza di Shiva. E terzo punto, ma lo dico proprio così sottovoce, forse non sarebbe stato male, lo dico da filologo romanzo, avere anche una relazione sulle nozioni rinvianti all'archetipo nella critica testuale, no? Che potrebbero sembrare totalmente irrelate rispetto a quanto stiamo dicendo, ma che forse non lo sono del tutto. In fondo, un archetipo o un exemplar in ecdotica sono tali solo nella misura in cui producono germinativamente una propaginazione. Cioè, che cos'è che fa di un codice un exemplar e non un semplice manoscritto? Il fatto di essere un antigrafo che produce un apografo, cioè qualcosa che sollecita una trascrizione, che sollecita un atto di diffusione e riproduzione che spesso comporta un certo grado di assimilazione. E lo stesso vale per l'archetipo, che è tale soltanto nella misura in cui sotto di esso si disegna uno stemma codicum che in realtà è un formicolio pulsante di esperienze culturali che si sono date nel tempo, di testi che hanno avuto una storia, che hanno circolato, che hanno sollecitato idee e pensieri anche nel momento in cui venivano trascritti, magari nella sonnolenza distratta di uno scriptorium monastico. Ecco, questo semplicemente per testimoniare la straordinaria, insomma, straordinario interesse con cui ho ascoltato questa relazione, che ha davvero stretto, secondo me, nodi e plessi importanti proprio con questo filone dell'archetipo caldo, dell'archetipo affettivamente scosso, turbato, che muove le cose, che entra nella concretezza e che si rifiuta proprio di stare in quelle gabbie asfittiche e polverose in cui talvolta una visione un po' così dimessa e dismessa vorrebbe confinarlo e ridurlo. Quindi grazie davvero per queste riflessioni e grazie a tutti coloro che sono intervenuti, da Fabio, a Davide, ad Adone, che hanno anche in questo caso, insomma, messo in movimento archetipi, pensieri e il nostro dialogo in questa giornata che per me è stata davvero memorabile tra le molte belle che abbiamo seguito in questo ciclo. Beh, grazie anche a lei, chiaramente, professore, per questa chiosa molto preziosa davvero e con il suo consueto tocco in cui le discipline anche filologiche appunto tornano anzi a farsi pensabili in altri termini, ecco. E per chi volesse, comunque ancora c'è spazio per qualche domanda, qualora ci fosse voglia, e insomma invito a non lasciarsi intimorire magari dagli interventi dei professori che erano molto importanti, ecco, e anche se vi fossero domande di qualsiasi natura, ecco, prego, c'è ancora tempo. Beh, di domande insomma non ne stanno sorgendo, per quanto appunto potete bloccarmi quando volete, insomma. E nel frattempo vi invito all'ultimo incontro del nostro ciclo seminariale l'11 maggio, questa volta dalle ore 16, sempre di martedì alle ore 16 fino alle 18, con il professor Spineto dell'Università di Torino, e affronteremo l'archetipo in Mircea Eliade, quindi anche un'occasione sempre di scontornamento, ecco, del termine. Questa volta si passa da una presa di posizione, chiamiamola così, filosofica, sì, prettamente filosofica e poi comunque più complicata, come si è visto, vivente, a possiamo ridurla, sempre scempiando un po', a storia delle religioni, ma non sarà chiaramente solo così semplice la faccenda, ecco, con Mircea Eliade.
Bene, per chi volesse, insomma, il link è sempre lo stesso, cambia solo leggermente l'orario e vi attendiamo molto volenterosi. Ecco. Ancora grazie a tutti per la partecipazione e alla professoressa per il preziosissimo intervento e anche ai professori. Grazie a voi tutti per la vostra pazienza. So che mi rivolgevo non a parte naturalmente i miei cari colleghi, ma insomma non studiosi, diciamo così, il resto studenti non di discipline filosofiche in senso stretto, ma va bene, insomma. Quindi vi ringrazio maggiormente per la vostra pazienza, davvero. No, grazie davvero a te. Grazie a te. Chiarissimo anche, grazie. Bene, arrivederci a tutti allora. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.